È con piacere che ospitiamo ogni anno questa presentazione della fiera nei suoi eventi, con le proprie iniziative che sono sempre importanti per il territorio. Val d'Oca è uno dei partner ormai consolidati da molti anni, partecipa all'iniziativa, sostiene l'iniziativa e ci fa piacere perché è un evento radicato nel territorio. La Fiera di San Gregorio è una storica manifestazione che coinvolge soprattutto la parte agricola, le iniziative agricole legate a quest'area. Ci fa particolarmente piacere sostenerle, anche negli anni scorsi con il gelato, le diverse iniziative, le roncole, tutta questa attività che un po' fa riferimento all'area, all'industria agreste, all'attività agreste. Quindi, grande piacere. Valdobbiadene si prepara per l'edizione 2018 dell'antica fiera di San Gregorio. Molte le novità, ma anche le riconferme di collaborazioni ormai storiche. Per quanto riguarda noi come Longarone Fiere e come Mostra Internazionale Gelato, portiamo la sesta edizione sostanzialmente del gelato al prosecco, che è ovviamente il fiore all'occhiello di questo territorio, e quindi abbiamo già fatto uscire il bando, ci sono già molte adesioni, ci sarà la giuria presieduta dal maestro Giorgio De Pellegrin che farà le valutazioni e come sempre ci sarà poi la premiazione in occasione, la prossima settimana in occasione della fiera alla presenza del governatore Zaia, e quindi questo per noi è un motivo di orgoglio. Collaborare fra un territorio importante come quello di Valdobbiadene e non solo Valdobbiadene, quello del Prosecco, e quindi le peculiarità di questo prodotto, unite al gelato che storicamente è un prodotto del Veneto, ma del Bellunese se vogliamo anche, quindi unire la qualità del Prosecco alla dolcezza e all'opportunità del gelato per noi è importante, quindi ringraziamo veramente di cuore l'organizzazione della fiera al Comune di Valdobbiadene, ringraziamo la cantina Valdocca per l'ospitalità e siamo sempre disponibili a queste collaborazioni perché solo facendo squadra si ha l'opportunità di promuovere veramente quelli che sono i prodotti importantissimi dei nostri territori. Le novità per questa edizione sono in linea con quello che abbiamo fatto negli ultimi anni, quindi continuiamo con la ricerca e l'innovazione in campo agricolo a 360 gradi. E durante la fiera mercato dell'antica fiera San Gregorio continueremo ad ospitare l'innovazione tecnologica in agricoltura e anche quest'anno il tema del paesaggio sarà pregnante, sia per la serata dell'8 marzo di presentazioni in anteprima del documentario maestoso Cesen 2, quindi la nostra montagna, ma poi per la centralità di Villa dei Cedri, che anche quest'anno ospiterà la mostra dei taglienti, e San Gregorio darà il via finalmente ai lavori di riqualificazione della Villa dei Cedri, perché all'indomani, quindi il martedì successivo a San Gregorio, finalmente partirà il cantiere per la realizzazione del Museo del Paesaggio nella pertinenza sud di Villa dei Cedri. Sono interventi importanti, grandi risorse necessarie, ma iniziare i lavori e avere una programmazione pluriennale è quello che siamo riusciti ad avere fino ad oggi, quindi siamo fiduciosi che potremo continuare con questi interventi per riportare centralità a Valdobbiadene. Alla fiera di San Gregorio ci sarà quest'anno una rappresentanza di alcuni comuni della costa amalfitana, una terra patrimonio UNESCO che abbiamo voluto celebrare anche nel nostro presepe artistico. E quindi è bello che queste terre, in qualche modo così belle, baciate da Dio, si incontrino con le loro eccellenze, perché alla base di tutto ci sono sempre le relazioni umane che ci fanno, ecco, progredire, ecco, non solo sul piano
economico, ma soprattutto umano e civile, e questo ci piace molto. Quindi ringraziamo l'amministrazione per questa ospitalità, per questa possibilità che ci ha dato, e speriamo che questi due mondi così belli, diciamo baciati da Dio, possano stringersi in occasione del momento più importante per Val d'Abbiadene in questa grande unione. Maestoso Cesen 2 fa parte di una piccola saga dedicata al Monte Cesen. Avevamo già fatto Maestoso Cesen 1, dedicato alla parte invernale, al periodo della neve, che tra l'altro non arriva così abbondante come era una volta, anche se quest'anno è andata un po' meglio. Questa volta parliamo di estate, parliamo di un'escursione ideata attorno alla vetta del Cesen attraverso storici sentieri, tra cui il Trodo dei Mucc. Come tutti i miei lavori, ci saranno degli inserti di tipo culturale, in questo caso tutti dedicati alle donne. In questi anni sta prendendo corpo, sta prendendo importanza. Sappiamo che 100 anni fa un alpinista, Paul Preuss, dichiarò che la donna è la rovina dell'alpinismo. Si è sbagliato di grosso, perché proprio recentemente la Nives Meroy ha raggiunto tutti i 14.800 metri della Terra. Ma oltre a questo ci sono tanti temi legati appunto alla donna. C'è il gestore donna di una malga, Regina Rebuli, di Malga Domion, che ci racconterà la vita della malga. Ci sono due vanzin, c'è la Elena e la Angela, che sono rispettivamente guida di lama e alpaca e una pilota di aerei. Pensate che a 17 anni ha conseguito il brevetto di pilota di aerei commerciali ancor prima di prendere quello dell'automobile. E poi c'è la Emily Corazzin, che è una istruttrice del Parco Aventura. Tra le varie donne c'è anche il sindaco di Segusino, Gloria Paulon, che abbiamo incontrato a Malga Forcelletto insieme ai suoi cavalli, e si unirà al nostro gruppo mentre andremo a percorrere appunto il nostro anello escursionistico. Ho fatto particolarmente attenzione nella cura della colonna sonora, perché oltre alle musiche che normalmente scelgo per fare i documentari, ci sono due canzoni inedite fatte da una cantante di successo, Sarah J. Olog, una cantante che è arrivata a raggiungere degli ottimi risultati nelle kermesse televisive, e mi ha donato due canzoni splendide che saranno parte appunto della colonna sonora di questo Maestoso Cesen 2. Maestoso Cesen 2 che verrà presentato l'8 di marzo alle 20.30 al Auditorium Celestino Piva di Val d'Abbiadene. Quindi vi aspetto numerosi, grande festa alla montagna, ma grande festa alle donne.